La palla in mano a un varco, cerca un compagno, trova Parri. Parri a Kamikaze, Kamikaze scatta, lancia lungo a Michele che gli sfugge la palla. Dondoli prende la palla, avanzano i bianchi con Kajani. Kajani, ecco ancora un altro giocatore bianco, avanti. Che infatti in questo gioco può toccare la palla anche di piede. Pasciaino perde la palla, ecco i bianchi ora che stanno attaccando. Sauro placca e Pedulla riesce a riprendere il pallone per gli azzurri. Passaggio a Gabriele, detto Zena. Lo Zena cerca un compagno, non lo trova. Di impostare l'azione, abbiamo visto nel frattempo che un giocatore dei bianchi, Kajani, si è fatto male ma ha ripreso il suo posto prontamente. Vediamo. Sembra che la partita stia andando abbastanza bene, soprattutto due le squadre giocano velocissimi, ci sono degli scambi non molto violenti, stanno giocando al centrocampo, ancora si stanno cercando di studiare. Ancora i bianchi con Nici, Burattin, Nici, ancora indietro un giocatore bianco. Lando prende la palla, Roberto Pedulla a Chirici che avanza, passa la palla a Ciafo, quale va in terra, ancora gli azzurri hanno la... Una domanda cattiva, sono costretto a dire si sta peggio, enormemente peggio. Preferisco confrontarmi con uno scontro forte con qualcuno di loro a essere qui a mangiarmi le unghie. Grazie Dei, sempre estremamente leali questi nostri ospiti. E torniamo alla partita, ecco in questo momento c'è stata un'avanzata degli azzurri, i bianchi si sono disimpegnati, repartono i bianchi, vengono prontamente bloccati. Queste due emozioni della caccia annullata agli azzurri, della mezza caccia per i bianchi in questo momento vanno avanti ma prontamente vengono bloccati dagli azzurri. E ripartiamo in telecronaca, Gianni degli Innocenti. La partita è sempre molto interessante con il predominio degli azzurri, per ora alcuni passaggi come si vede non riescono sempre bene perché il pallone è reso viscido dalla pioggia che è caduta fino a poco tempo fa su Firenze e quindi se il campo è reso molle e anche la palla quando tocca in terra prende il molle e ne risente. Non tutte le azioni vengano belle e lineari come si vorrebbe. Comunque la partita continua, ora da passa alla palla a metà campo per i bianchi. I bianchi avanzano. Il suo innanzi viene fermato dai difensori azzurri. Torniamo in telecronaca. Allora Gianni, ancora andiamo avanti. Ancora Chirici con la palla che avanza. È un terzino, ecco. Si accende una mischia, viene. Ora avanza la difesa dei bianchi. Bianchi alla metà campo. Però non trovano compagni, quindi gli innanzi sono soli, sono sempre in due o tre e la palla ritorna subito facile preda degli innanzi azzurri. Perdono un passaggio alto, forse anche perché azzardare passaggi così con il pallone viscido è un po' rischioso, è molto più difficile la presa. Ecco ancora i bianchi in avanti sulla metà campo, cerca un compagno, lo trova, giocano molto più orizzontale i bianchi, il loro gioco più che altro cercano di aggirare gli uomini. Pascegna alla palla, la prende il ceccherellino detto Talpa o Brioscia, Ciafo ancora gli azzurri, ecco che avanzano a Consigli. Scatta Consigli, passaggio, difende la difesa dei bianchi, ancora un'occasione sprecata per gli azzurri. Ecco da Passino, i bianchi con la palla, Pettinelli viene fermato, che avanzano palla alla mano, la palla ferma Michele che cerca di dribblare di piede. Ecco Dapas, Sergio Dapas che passa un calciante bianco. Michele a Ciafo trova un compagno, Morascino a Brioscia. Riparte la palla. Ecco, niente, era forse semplicemente così più uno scambio di parole che d'altro di intenzioni. E riparte adesso nuovamente in avanti gli azzurri. Darei subito il microfono a Dei. Abbiamo visto una prolungata azione di Capocchiani degli azzurri che però è stato intercettato. Vediamo un contropiede velocissimo dei bianchi che però viene frenato magistralmente, devo dire, da un difensore azzurro, da Benelli. E adesso l'azione è entrato un altro giocatore azzurro, Serra Salvatore, un ragazzo che questa volta che proviene dalla lotta, vediamo.
un contropiede degli azzurri e calcio ha segnato Serra, degli azzurri ha segnato Serra. Michel, sì. Mi senti, a te la linea. Qui accanto a me c'è Luciano Raddi, che è stato per circa... Veramente gli azzurri stanno un po' ritrovando il suo attacco, stanno un po' ritrovando il suo... è molto importante, cioè avere anche degli incalzi validi che non facciano sentire la mancanza di un titolare se si infortuna. Pareggio, ha segnato Nigio, Radosa in cuffia, il pareggio. Ecco, ci dicono che ha segnato il Nigio. Ecco Raddi a questo punto, come quanto il risultato sembra tuttora ancora molto aperta, c'è molta armonia anche qui ai bordi del campo. Vi narro un semplice episodio. Costantemente il massaggiatore degli azzurri fornisce le proprie prestazioni anche ai giocatori bianchi infortunati. Sono i bianchi a questo momento in avanti e c'è la seconda. Si può dire vigore, mentre gli azzurri si sono, come dire, un po' scomposti, sono un po', come si è detto, sono molto rinvigoriti per via di questo vantaggio. Kajani alla palla, Kajani a Buratti che la perde, ancora Kajani da Fassino, Fanfani recupera. Ecco intanto un azzurro. Un azzurro deve essere due cacce per i bianchi, uno e mezzo per gli azzurri. 5 minuti alla sì, fine. Grosso modo sì. Vi ringrazio Michel. Ecco intanto una. E già fino alla fine. Comunque siamo arrivati sotto porta anche ora e manca poco, mettevamo la caccia di piede. Tiro però basso, picchia nella stecconato, Chirici la palla. Attacco, ma sono passati dal fallo laterale, quindi è rimessa laterale per gli azzurri. Abbiamo visto che gli azzurri sono andati due volte vicinissimi a entrare in caccia. Vediamo ancora Consigli che sta e spreca mezza caccia. Cosa stai dicendo? Se c'è... E in questo momento ci sono i colpi finali, i bianchi tornano al successo. Che hanno vinto, i bianchi hanno vinto per due cacce e mezzo ad una caccia e mezza, l'una caccia e mezza. Avanti. Ci sono qualche, c'è qualche polemica. Qualche polemica. Quale rivive non poca parte della storia fiorentina. Grazie Amorosi, grazie e complimenti per quanto è stato fatto fino adesso. Io non so, attendo così, attendo suggerimenti e lumi dalla regia. Mi dico con estrema onestà. Grazie a loro, grazie ai nostri tecnici che hanno permesso questo non facile collegamento. Grazie a Michel Isler che ha così fattivamente...